grazie molto a Gerardo, che avete capito che tra me e Gerardo c'è un legame d'amicizia che va molto indietro negli anni. Ma prima di, se mi consente il Presidente, che è Gerardo, prima di dare la parola ai relatori, io vorrei dare per un momento la parola a un lettore che si chiama Gianni Gallo, dove sta? Per far capire in quale situazione si trova oggi l'Italia, perché non tutti la sanno. Una semplice numerazione dei beni che sono stati svenduti e della povertà che ci opprime. Prima di iniziare questo lavoro mi sembra un doveroso atto di verità quello di cominciare a dire a tutti in che situazione ci troviamo, considerato che ci fanno credere che noi stiamo crescendo, che l'Italia va meglio, che l'Italia va bene, che l'Europa eccetera. Ecco, il lettore Gianni Gallo vi darà una brevissima lettura di due fogli soltanto. Mi sembra necessario qualche minuto soltanto di attenzione. Prego. Buonasera, innanzitutto mi sento onorato di essere qui, di essere stato invitato dal... Guarda che parli meglio di qua. Si sente? Così? Vabbè, ok. Mi sento molto onorato di essere stato invitato dal giudice, anzi io preferisco professor Maddalena, mi ricorda una parola forse ancora più importante, maestro, perché maestro è importante. E poi mi sento onorato di partecipare ad un movimento di persone che vogliono a tutti i costi che si mantenga la dignità dell'essere umano, perché certamente è messa sotto i piedi. Guardateli bene in faccia, guardateli alla televisione, magari in luogo di guardare la partita, sono loro i governanti, i tutori eletti della nostra vita. Guardateli, ripugnanti, sordidi fautori dell'ordine, il limo del loro animo tinge di pus la sicumera dei lineamenti. Sono ben pasciuti i nostri libati ministri, sono i senatori, i provvidi, i sinistri, i sindacalisti. Lottano per il bene del paese contro i terroristi e la camorra, loro che dentro sono più tristi dei più tristi eversori, arrampichini, arrivisti, in nome, sempre, sempre in nome del dollaro e dell'oro, arraffano capitali, si fabbricano ville, investono all'estero e auspicano, Dio quanto auspicano, pace e giustizia, loro i veri seviziatori della giustizia, avanti, sempre avanti, in nome del dollaro e dell'oro. Guardateli, i grandi attori, guardateli, immaginateli, i guitti. Ma cosa si nasconde dietro le imbereconde maschere? Il male che dicono di voler combattere? Toglieteceli davanti, per sempre, tutti quanti. Allora, alimentare, Italgel Motta, gelateria del Corso, Valle degli Orti, Gruppo Dolciario Italiano, Alemagna e Motta, Buitoni, San Pellegrino, Levissima, Panna, Recoaro, Vera, San Bernardo, Claudia, Galbani, Locatelli, Invernizzi, Cadermartori, Parmalat, Cirio, Bertolli, Derica, Carapelli, Sasso, Friol, Risoscotti, Gancia, Stock 84, Fiorucci, Star, Del Verde, Perugina, Plasmon, Peroni, Moretti, Dreher, Negroni, Simmental, Fini, Saiva, Vismara, Pezzullo, Berni, Surgela, Danone, Agnesi, Sperlari, Saila, Eridania. Automobili, Ducati, Lamborghini, Fiat,
lusso e abbigliamento. Ferretti, Crizia, Loro Piana, Bulgari, Gucci, Bottega Veneta, Pomellato, Dodo o Dodò, Sergio Rossi, Brioni, Valentino, Rinascente, Frau, Compibel, Sergio Tacchini, Belf, Pucci, Fendi, Mandarina, Duck, Safilo, Ferré, Lumberjack. Energia e comunicazioni. Edison, Saras, Omnitel, Telecom, Wind. Trasporti. Terna, Snam, Ansaldo Energia, Fiat Ferroviaria, Tibb, Alitalia, Altra in Industria, Pirelli Indesit, Ital Cementi, Merloni, Pozzi Ginori, Ceramica Dolomite, Senesi e Marrazzi. Banche. Banca d'Italia, ente pubblico con le azioni nelle mani di 50 banche private. BNL, Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banco di Napoli, Banco di Sicilia. Territorio. Edificio della Zecca, Roma. Casina Valadier, Roma. Aeroporto Lido Venezia. Montagne delle Tofane e del Monte Cristallo, Cortina d'Ampezzo. Palazzo Correr Venezia, Isole Laguna Veneta, Venezia, Budelli, uno dei posti più belli del mondo, Arcipelago della Maddalena, Isola Bella Eolie, molti fari ed alcuni porti commerciali. Leggi autorizzative della privatizzazione del patrimonio dello Stato. Legge del 1990, privatizzazione banche pubbliche. Legge del 1992, privatizzazione Eni, Enel, Ina, Iri. Del decreto legge 85 del 2010, privatizzazione del demanio idrico, marittimo, minerario e culturale. Legge 410 del 2001, privatizzazione immobili pubblici, anche artistici e storici. Sblocca Italia, Jobs Act, quant'è brutta sta parola. La buona scuola, riforma pubblica amministrazione, silenzio assenso anche in zone vincolate e sotto posizione delle sovrintendenze al prefetto. Leggi che autorizzano la finanza a creare danaro dal nulla. Cartolarizzazione dei diritti di credito, legge 130 del 1999. Cartolarizzazione degli immobili pubblici da vendere, legge 63 del 2002. Derivati, legge 480 del 2001, project bonds ed altre forme simili. Grazie Gianni. Come avete visto, questo è solo un parziale elenco delle svendite che stiamo facendo in Italia. Quindi stiamo vivendo sul capitale. Il benessere sarà qualcosa di da ricordare soltanto tra breve, tra non molto. Eppure vogliono farci sottoscrivere un'asserzione, un'affermazione che tutto questo ci va bene. Io non voglio togliere altro tempo ai relatori, adesso comincia ufficialmente la presentazione del libro. La parola torna al presidente Gerardo Bianco.